Buongiorno, ciao a tutti ragazzi. Allora, oggi è martedì, che significa che si inizia a pensare un po' alla Champions. Non noi, e questo ci tornerà utile nel corso di questo video. Perché? Perché ho già letto, sentito tante persone che parlano di una Juventus da scudetto, quando un mese fa, dopo la sconfitta col Sassuolo, era una Juve che a malapena poteva entrare nei primi 5, nei primi 4, poteva arrivare addirittura a quinta, sesta e bla bla bla. Cerchiamo di tranquillizzarci un secondo e cerchiamo di ragionare un attimo, perché io credo che sia assolutamente necessario. Tanto la domanda che sarà anche un po' il titolo del video riadattato, cioè la Juve può vincere lo scudetto? È sì. Perché può farlo, come può vincerlo il Napoli, può vincerlo la Fiorentina, può vincerlo il Milan, la Roma, la Lazio, l'Inter, possono vincerlo tutte. Per potere, per possibilità, sì, assolutamente. La Juventus vincerà lo scudetto? Boh, non lo so. Non so nemmeno se lo vincerà il Milan, non so nemmeno se lo vincerà l'Inter, non so nemmeno se lo vincerà il Napoli. Ora, oggi le tre davanti sono appunto Juve, Milan e Inter. Poi può succedere qualsiasi cosa perché un campionato è molto lungo e per può succedere qualsiasi cosa, credo che l'ultima giornata di Serie A ci sia corsa in soccorso, no? Sia venuta in nostro aiuto. Perché in questo momento c'è l'Inter a 22, il Milan a 21, la Juve a 20 e poi staccate le tre posizioni, i tre punti, ci sono Napoli e Fiorentina a 17. La Fiorentina era prevedibile di vederla a 20. Eppure ieri sera al Franchi la Fiorentina è riuscita a perdere per ben 2-0 contro un Empoli che fino a quel momento aveva segnato un solo gol in Serie A. E quindi accade sempre l'imponderabile. C'è una carta, c'è quelle che dovrebbero essere le previsioni, quelle che ci si aspetta possono essere le previsioni, e poi ci sono i fatti, c'è il concreto, c'è la partita, ci sono gli episodi, ci sono i contrasti, magari come l'altra serie, i cartellini rossi, le deviazioni, che possa ribaltare assolutamente un risultato e portare quella che poteva essere una previsione molto prevedibile ad essere sbagliata. Ed è questo il grande punto, perché quando io sento dire che l'Inter è la squadra più forte della Serie A, e sono assolutamente d'accordo con questo, per rosa. Quindi per giocatori, per lunghezza della panchina e anche per tipo di calcio che viene espresso, perché l'Inter comunque è una squadra che sa che cosa deve fare col pallone e l'anno scorso è arrivata pure in finale di Champions, poi non significa che lo vincerà. E infatti nella mia previsione è il Milan quella che poi alla fine alzerà il titolo al cielo. Tra l'altro il Milan c'è da fare questa, secondo me, riflessione interessante, cioè che le uniche due partite che ha perso finale in Serie A sono con Inter e Juve. Qualcuno potrebbe dire: eh sì, quindi nel momento clou è venuto a mancare. Sì, è vero, però dall'altra parte ragioniamo anche sul fatto che il Milan in questo momento è a un punto dall'Inter e più un punto della Juve, avendo perso solo quelle due. Significa che invece con le altre squadre, le cosiddette piccole o squadre che sono comunque forti ma non di quel livello lì, è sempre riuscito a portare a casa la pagnotta, o quasi sempre. In un modo o nell'altro, con difficoltà anche come contro il Genoa. E questo è il grande punto, perché inizio anno io vi ho detto chiaro e tondo: signori, per me la Juventus non ha né le qualità di rosa per essere considerata la migliore in Italia, e quindi da scudetto, nemmeno quello che viene messo in campo, quello che viene espresso in campo, quindi la parte tattica, né la parte tecnica, né la parte tattica, per essere considerata la favorita numero uno. Poi però viene, ovviamente entra in gioco un fattore inimmaginabile, cioè tutte le variabili che possono essere considerate, e sono veramente infinite nel mondo del calcio, ed è per questo che è così difficile poi riuscire a fare una previsione concreta. È difficile fare una previsione su 10 giornate di sulle 10 partite della giornata di Serie A. Se vi mettete lì, so che in questo momento parlare di calcio scommesse non è la cosa ideale, però bisogna farlo. Vi mettete lì e andate ad analizzare la prossima giornata di Serie A e andate ad inserire 1x o 2 a tutte le partite, sarà molto complicato riuscire a beccarle tutte 10. Figuratevi, poter beccare un intero campionato e poter beccare quelle che sono le posizioni. Anche se, giunti a questo momento, anche se, ribadisco, stiamo ancora parlando di troppo poco, perché stiamo parlando di una ventina di punti, bene o male la capolista ne ha 22, quindi siamo ancora molto molto indietro, siamo ancora ben lontani da metà campionato, però intorno alle 10 partite secondo me si possono iniziare a tirare delle righe, delle considerazioni. Quello che era la mia previsione, cioè l'Inter e il Milan a lottare lì, io mi immaginavo un Napoli un po' più su, anche se sta arrivando, sta recuperando, e la Juve,
l'intorno ad orbitare tra la prima posizione, la seconda, la terza, la quarta, ci siamo. Poi, secondo me, la Juventus a fine anno potrebbe arrivare quarta. Potrebbe arrivare quarta. Questa che, quella che sarà la proiezione finale sarà questa. Però io ne parlavo anche ieri e voglio veramente arrivare a quello che ho fatto a Tutti in the Box, alla ringa che ho fatto a Tutti in the Box. Perché la ringa, che cos'è? Un nuovo format di Tutti in the Box in cui una persona deve difendere quello che è il suo pensiero. E il mio pensiero è questo. La Juventus senza coppe quest'anno deve assolutamente approfittare di tutto quello che accadrà. Di tutto quello che accadrà. Perché? Perché oggi è martedì. Dicevamo prima, inizia la Champions. Domani il Milan che cosa fa? Gioca col PSG. Una partita che, non dico che sia da dentro fuori, ma è da dentro fuori, bene o male, perché il girone sta iniziando a prendere forma, il Newcastle domina al primo posto con 4 punti, poi c'è appunto il Paris Saint-Germain, poi c'è il Milan che in questa posizione da Europa League, e ultimo c'è il Borussia Dortmund. Girone di ferro, girone quasi impossibile, però è così. E quindi il Milan dovrà dedicare delle attenzioni, dovrà dedicare delle concentrazioni anche al PSG. In questa settimana preparare Juventus e PSG è abbastanza tosta. Provate a immaginare una settimana in cui prepari Milan e PSG. È tosta, eh? Iniziare a... E dei punti per strada si perdono, assolutamente. Ma basti pensare l'anno scorso a quello che è stato il nostro momento tra PSG, appunto, che è stata la prima partita del girone. Poi c'è stato il Benfica, dove abbiamo perso. E poi c'è stato il Monza. E poi c'è stato il ritorno col Maccabi. E Monza e Maccabi sono le due più grandi catastrofi dell'anno scorso. E perché sono avvenute? Perché ti sei trovato in un momento e anche affrontare delle partite sulla carta molto facili, come poteva essere il Monza, che aveva per la prima volta nella storia Palladino in panchina, Monza che non aveva mai vinto in Serie A, e la Juve che si presenta a Monza e perde. E dato che avevi delle posizioni scomode di Champions, anche il percorso di Serie A era inquinato. O viceversa, dato che si era complicato il percorso di Champions, dato che si era complicata anche la classifica di Serie A, anche il percorso di Champions poi veniva complicato, e vai a fare la partita in casa del Maccabi Haifa e perdi contro una squadra che da 20 anni che non vinceva in Champions League. Cioè, sono due cose collegate, e io vi sto parlando semplicemente dal punto di vista psicologico, di concentrazione, di preparazione. Figuratevi dal punto di vista fisico, figuratevi dal punto di vista fisico della preparazione negli allenamenti di una determinata partita. Questo è un vantaggio incredibile. Io continuo a sentire che difficilmente una squadra che non ha fatto le coppe e poi ha vinto il campionato, credo che sia successo due volte in tutta la storia della Serie A. Sì, d'accordo, ma quante volte è capitato che una squadra come la Juve, che aveva meritato l'accesso alle coppe, poi gli è stato negato e quindi aveva potenzialmente una squadra da giocarsi le coppe, da giocarsi la Champions, perché quella era la posizione in classifica della Juve, ed è stata costretta a non giocarla. Perché è ovvio che se parliamo di una squadra come l'Atalanta l'anno scorso, che non ha fatto le coppe, l'Atalanta non c'aveva la squadra per vincere il campionato. Secondo me è anche folle aspettarsi che l'Atalanta possa vincere il campionato perché non gioca le coppe. Anche l'Empoli non gioca le coppe. Eppure non gli si chiede di vincere il campionato. Anche il Bologna non gioca le coppe. Non gli si chiede di vincere il campionato. Anche il Sassuolo non si chiede di vincere il campionato. Perché? Perché poi entra in campo le caratteristiche tecniche. La Juventus tecnicamente ha una squadra ottima per la Serie A, da prime posizioni, poiché sia prima, seconda, terza, quarta, non lo so, ma noi dobbiamo abituarci a ragionare non solo per posizioni, che secondo me questo è il concetto principale più importante in assoluto, dobbiamo ragionare per range di punti, perché l'anno scorso la Lazio è arrivata seconda in Serie A, a 10-15 punti dal Napoli, prima in classifica, più 15 che 10 probabilmente, forse anche qualcosa di più. Ed è considerabile quindi una squadra quasi del livello del Napoli l'anno scorso, la Lazio l'anno scorso? No, perché nonostante sia arrivata soltanto una posizione dietro, c'è un range di punti in classifica enorme, dove il Napoli per tutto l'anno è stato con continuità una squadra molto importante. Il Milan e l'Inter dell'anno prima, il Milan vince lo scudetto, d'accordo, quindi l'Inter era più scarsa del Milan l'anno prima? No, secondo me l'Inter era comunque la più forte, sia l'anno prima, quindi col Milan, sia l'anno scorso col Napoli. Eppure sul campo ci sono state altri verdetti, ci sono stati. Quindi non limitiamoci a pensare che l'Inter è più forte e quindi vincerà, perché gli ultimi due campionati ci dicono esattamente di no. E due anni fa, quando vince il Milan, l'Inter era comunque, secondo me, la più forte, e poi una serie di eventi collegati a determinate partite, degli episodi, hanno portato l'Inter a perdere dei punti e il Milan ad approfittarne. Poi,
col senno di poi. Pensare che Tonali sia stato molto decisivo in quello scudetto e vedendo quello che è venuto fuori un po' con Tonali dispiace, perché è una cosa che sicuramente dispiace per quello che è l'andamento sportivo, e quindi ci si augura che non vengano fuori delle cose collegate a quello, perché quello scudetto del Milan secondo me è stato meraviglioso, perché il Milan non era la squadra più forte, ma se l'è meritato per la fame e la cattiveria che ha messo in campo. Non è sempre solo la tattica, è anche la fame, l'atteggiamento, è quella roba che nella Juve sembra mancare, ma anche adesso io la vedo mancare, anche adesso, quella fame, quell'atteggiamento. È per quello che dopo il derby col Toro io vi ho detto: signori, io ad Allegri non chiedo il mondo, io chiedo solo l'atteggiamento giusto, voglio che venga trasmessa la fame ai giocatori. E sinceramente a me vedere che Allegri che fa quella sfuriata alla fine della partita, a me piace. Tanti l'hanno etichettata come una sceneggiata, e magari lo è anche, però io quelle robe lì, quelle cose mi fanno capire che una persona ha più voglia rispetto a prima, perché Allegri una roba del genere era un pezzo che non me la tirava fuori, di farmi vedere che quella partita, cavolo, la voleva vincere, non voleva rischiare di lasciare altri due punti a San Siro e prendere gol del pareggio in quella situazione lì. Poi si può parlare della partita, della preparazione della partita, secondo me è stata preparata male per il pareggio, per non prendere gol, gli episodi ci hanno dato ragione, e quindi se la rigiochi altre 10 volte, quante volte la vinci? Boh, non lo so, forse 2? Le altre volte la pareggi o la perdi, non ne ho idea, dipende sempre dagli episodi, ma non è nemmeno questo il punto. Io vi voglio dire che voglio vedere quella fame e quella cattiveria che 2 anni fa hanno permesso al Milan, con una squadra assolutamente normale, di arrivare a vincere lo scudetto. E poi non so se la Juve lo vincerà, non ne ho idea, ma sicuramente deve approfittare del fatto che quest'anno non ci sono delle squadre che dominano, perché vedete che il Milan e l'Inter ogni 2-3 partite qualcosa lasciano indietro, il Napoli era partito male, la Fiorentina ieri con l'Empoli, e noi dobbiamo rimanere lì concentrati, abbiamo solo quello a cui pensare. Io non credo che sia un caso che proprio quest'anno sia la miglior partenza della Juve degli ultimi anni, o sicuramente la miglior partenza della Juve da quando è tornato Allegri. Non ci sono le coppe, non ci sono le coppe. E per quanto sia brutto, perché io questa settimana star qui a dire oh, gli altri giocano la Champions League, noi cosa facciamo mercoledì sera, andiamo a mangiare una pizza fuori? Mi dà fastidio. Però dall'altra parte questo sacrificio deve essere confermato, a maggior ragione dal fatto che già è una settimana di Champions, quindi rimarranno lì un pochino, e nel frattempo dovranno preparare sia quella partita lì, hanno dovuto preparare quella della settimana scorsa e dovranno preparare quella di questa settimana, di questo weekend, perché prima parlavamo del calendario del Milan che è Juventus, PSG nella settimana, ma poi la prossima partita di Serie A vanno a San Paolo a giocare col Napoli, questa settimana al Milan si prepara la Juve, il PSG e il Napoli. E non venitemi a dire che questo non è uno svantaggio per questa singola settimana del Milan. È certo che lo è, e lo è assolutamente, perché ha da affrontare 3 squadre, che 2 in Serie A sono quelle che vanno ad orbitare nella posizione di classifica che a fine anno dovrà occupare il Milan, e quella che in Champions League andrà a orbitare nella posizione di classifica di quelle che passeranno il turno, il girone, per forza di cose. Ma non solo, andiamo a vedere questa giornata di Serie A, perché la prossima, ragazzi, oltre a Napoli-Milan c'è l'Astro Fiorentina. Quindi magari altri punti li potrebbe perdere la Fiorentina, se pareggia li perdono tutti e 2, quindi la Lazio non recupera. C'è Inter-Roma, l'Inter secondo me è più forte della Roma, però anche qui, attenzione, mai dire mai, bisogna vedere quante energie psicofisiche e mentali vengono lasciate un pochettino in giro in questa settimana tra Champions e non Champions. E la Juve gioca in casa con l'Hellas Verona. Cioè, idealmente, con una classifica come quella attuale, la prospettiva di avere una Juventus che domenica sera, lunedì mattina è prima in classifica in Serie A è concreta, è concreta, nonostante la Juventus non abbia la miglior rosa, nonostante la Juventus non sia tatticamente perfetta. Perché? Perché deve approfittare di questa roba. Il fatto di non avere le coppe è fondamentale, è vitale. Poi non sono qui a dirvi che la Juventus per questo vincerà certamente lo scudetto, non lo so, e credo che sia anche folle etichettare la Juve come la favorita numero uno per lo scudetto, per tutti quelli che sono i problemi che si porta dietro, dai giocatori all'allenatore alla struttura societaria alla tifoseria, ce ne sono 1000 di problemi nella Juve, ce ne sono 1000, però lavorando pianino, con calma, su quella specifica cosa, senza avere nemmeno l'ansia di dire cavolo, se non vinco quella partita in Champions è meglio concentrarsi su quella piuttosto che su quella in Serie A, quindi magari ascendendo a 2 punti oggi che recupero la prossima. Quando l'altro giorno il Milan rimane un uomo in meno e a un certo punto non ne ha più a 10-15 minuti dalla fine,
Io sono convinto che il Milan potesse dare ancora, nonostante l'inferiorità numerica. Avranno anche pensato, va bene, do tutto me stesso, arrivo magari a fare quel gol che mi permette di fare l'1-1, però cavolo, io mercoledì c'ho il PSG, che è una partita quasi decisiva. Questo Juve-Milan sul lungo, dato che è un campionato, non lo è tanto quanto quella col PSG. Cioè, io mi ricordo gli altri anni che la giocava noi la Champions e che avevamo magari quella partita lì prima della Champions e dicevamo magari la testa è già là. Ma perché è naturale, ma perché è normale che anche se non vuoi un briciolo del oggi, adesso spingo questi ultimi 15 minuti con l'uomo in meno, però rischio anche di farmi male, allora aspetta che magari c'è il PSG. Il calciatore non lo dovrebbe pensare, ma figuratevi se non lo pensa. Allora io vi dico, il punto forte della Juve, l'unico, io non so se ci sarà un punto forte nella rosa perché magari tecnicamente verrà fuori un calciatore che non ci aspettavamo e quindi farà di più del suo, overperformerà e ci porterà. Non so se tatticamente questo nuovo essere più prudente della Juventus rispetto all'inizio possa essere un vantaggio. Io questo non lo so. L'unica cosa che so per certo che sarà un vantaggio per la Juve è non giocare le coppe, non giocare le coppe, perché in questo momento puoi assolutamente fare il tuo. Ma metti il caso che il Milan arriva terzo nel girone e quindi non va avanti in Champions League, ma c'è da fare l'Europa League, c'è da fare l'Europa League, che se anche non è dal punto di vista della concentrazione, preparazione, enfasi, voglia di giocare quelle partite, però comunque l'impegno c'è. Fisicamente l'impegno c'è, poi magari uscirà al primo turno e dopo il Milan non ci avrà più le coppe, sarà come noi, ma intanto quell'energia la lasciate lì, quei punti li ha lasciati per strada per almeno 7-8 partite d'Europa che noi non abbiamo fatto e abbiamo avuto la possibilità di riposare, respirare, concentrarci e soprattutto lavorare, perché la Juve in questo momento ha assoluto bisogno di lavorare. Quindi questa è la ringa che ho fatto ieri a Tutti in the Box, l'ho dovuta fare in 2 minuti, oggi ci tenevo un pochettino a farla più lunga. Questo è l'unico vantaggio concreto che ha la Juve, fisso, base, che c'era già all'inizio della stagione. Ne aggiungo un altro, che è vedere che in questo momento tutte le altre squadre non stanno ammazzando o azzannando il campionato come è stato invece l'anno scorso. E anche qua credo che sia collegato alla Champions, perché appunto, secondo me, queste squadre stanno lasciando un po' per strada alcuni punti perché ci sono delle tentazioni europee. Come è normale che sia, come ha fatto anche la Juve negli anni scorsi, perché non c'è più quella squadra che ti ammazza i campionati. L'anno scorso il Napoli ha fatto qualcosa di meraviglioso e straordinario, difficile da replicare, più facile vincere che rivincere. Quindi sono tutti concetti che abbiamo già sentito 1000 volte nel mondo del calcio, ma sicuramente l'unica cosa che mi sento di confermare è che la Juve deve trarre vantaggio da questa situazione senza coppe, da questo momento senza coppe, perché poi magari il Milan arriva quarto, c'ha nemmeno l'Europa League, quelle 6 lì, sì, magari ha perso qualche punto per strada, però poi diventa complicato. Quindi, signori, noi di questa cosa dobbiamo assolutamente approfittarne e dobbiamo assolutamente evidenziarlo come un vantaggio, perché questo è l'unico vero vantaggio concreto della Juventus. Ciao, fatemi sapere la vostra.